Allora, lo United Pomezia batte per la prima volta il Real Fabbrica e accanto a noi c'è mister Caporaletti, ci ha raggiunto anche il direttore sportivo Andrea Tenni, sorridente soprattutto per quella trattativa portata al termine proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore, possiamo dirlo tranquillamente, l'arrivo di Vinicius De Oliveira, ne parleremo subito dopo. Mister, ci si scrolla di dosso questo tabù, un Real Fabbrica che tra l'altro lo scorso anno vi ha battuto due volte nella finale della Final Four proprio di Coppa di Serie C1 e poi in campionato, dove fu una bruttissima United Pomezia. Sì, buonasera a tutti. No, è vero, noi contro Real Fabbrica soffriamo sempre particolarmente, loro sono un'ottima squadra, ben organizzata, fisica, e quindi la soffriamo generalmente. Oggi siamo stati bravissimi perché anche nel momento di difficoltà, dove come breccavano, loro ripartono in quattro e quindi ci hanno fatto male, e abbiamo perso un po' le distanze, siamo andati sul 5 pari, ma siamo stati, questo dimostra la nostra maturità, perché siamo stati bravi poi a rimetterla in piedi con calma. All'andata era successa la stessa cosa, invece siamo andati nel pallone, invece in questa sera ha funzionato bene, perché anche grazie alla crescita che ha avuto questa squadra, passando per tutte le difficoltà, oggi si è comportata la squadra, quindi nella difficoltà si è compattata, abbiamo difeso, magari ci siamo abbassati un po' troppo, ma poi abbiamo giocato, abbiamo le nostre armi, le abbiamo sapute sfruttare bene. Ecco, sulle ripartenze loro però qualcosa c'è sicuramente da andare a vedere, a mettere un po' l'attenzione, anche perché loro erano molto più veloci, voi un tantino veloci, però nell'attimo finale poi forse si peccava un po' di preziosismo. No, non è quello, perché se parli del colpo di tacco del capitano, forse era l'unica soluzione che aveva per calciare, che la palla gli è arrivata indietro. Abbiamo sbagliato sul 5-2 un paio di ripartenze che avrebbero forse chiuso prima la partita. Noi sappiamo che Real Fabbrica non muore mai, quindi dovevamo chiuderla prima. E la realtà è stata che, come ho detto ai ragazzi dentro gli spogliatoi a fine primo tempo, se noi giochiamo e ci appoggiamo al pivot e non facciamo riuscire la palla e andiamo tutti sopra il pallone, nel momento in cui perdo, mi breccano palla, io ho il 50% dei ragazzi fuori, perché il pivot è tagliato fuori, il rimorchio è tagliato fuori, è il 50% della capacità difensiva, difendiamo un 4 col portiere e viene meno, e quindi la loro ripartenza diventa pericolosa. Secondo tempo, quando abbiamo fatto girare il pallone, siamo andati meglio, abbiamo sofferto sul 5-2 perché pensavamo tutti di andare a fare gol. Sul 5 pari siamo riscesi con i piedi per terra, siamo ritornati a giocare, finita 10-5, insomma, quindi non credo che abbia lasciato a nessun tipo di chiave tattica, insomma, è finita così. Jason, domenica, sabato scorso in Sardegna, il gol che ti ha fatto sbloccare, ti ha fatto presentare con la maglia dello United Pomezia pronto, oggi una doppietta ancora a firma, più convincente oggi, stai prendendo proprio sembianza di questa formazione. Sì, allora due settimane di allenamento per conoscere il lavoro di mister, di ragazzi, perché e che mancava a me era un po' di ritmo di gioco, ma penso io che giochiamo bene, ma non ha fatto un grande primo tempo. Em segundo tempo, escutamos o que a mister ha parlato per noi e o que facciamo in allenamento, conseguimos pôr em jogo e o placar 3 pontos, que é importantíssimo per noi. Allora riposare, perché sabato outra guerra. Bene, un'altra sfida importantissima, lasciamo Leo Jason, ci trasferiamo facendo passare un po', lasciando spazio, perché Andrea Tenni ce lo ha presentato, un po' di corsa, ce l'ha detto, è arrivato di corsa, questa pedina mancava, questa formazione bisognava assolutamente rinforzarla, ci ho lavorato tanto da solo con tutto il resto della dirigenza, serviva un giocatore come De Oliveira, Vinicius. Sì, appunto, Vinicius è un giocatore che abbiamo seguito per diverso tempo, abbiamo impegnato diversi sforzi, non tanto sotto il punto di vista diciamo, non serviva troppo un grande biglietto da visita nei suoi confronti, perché comunque ha dimostrato, e l'abbiamo notato, che comunque ha bisogno soltanto di un pizzico di tenuta fisica in più, ma diciamo che è la prima settimana, sono i primi giorni, i primi allenamenti, e già si sta integrando soprattutto con tutto il gruppo, che era quello che ci interessava di più. Dobbiamo dare i giusti tempi, il ragazzo si è messo a disposizione e soprattutto la squadra l'ha accolto nel miglior modo possibile.
era quello che voleva l'allenatore, ci tengo a precisarlo, e quindi abbiamo fatto di tutto per appunto rafforzare la nostra squadra, e sono orgoglioso della squadra che abbiamo fatto. A Tenni è probabile che possa arrivare ancora qualcun altro, o intanto si comincia a lavorare per il prossimo anno, anche se poi manca tanto alla fine del campionato? Ma diciamo che lavoriamo su strade parallele, nel senso che il nostro mercato non chiude mai se c'è comunque l'occasione, diciamo. Non abbiamo nessun tipo di fretta, perché comunque abbiamo un organico completo e soprattutto competitivo per gli obiettivi che ci siamo prefissati, quindi diciamo siamo felici per quello che c'è. Sicuramente si valutano attentamente però le scelte. Assolutamente, ci andiamo senza fretta e con molto raziocinio, soprattutto per sì per questa stagione ma anche per la prossima. Bene, grazie al direttore sportivo Andrea Tenni. Andiamo a chiudere invece con mister Caporaletti. Tre punti importanti con una squadra che comunque ha dimostrato di saper mantenere questa categoria, una squadra che comunque non si è mai arresa. No, come dicevo prima, Real Fabbrica è una squadra che non molla mai, l'ha dimostrato tante volte, e quindi noi dovevamo fare la partita che abbiamo fatto, e i ragazzi sono stati bravi. Se loro entrano nell'ottica che gli innesti che abbiamo fatto è per alzare, per sopperire a quello che ci è venuto a mancare, perché comunque noi abbiamo perso purtroppo Armenia per infortunio, abbiamo perso purtroppo Vesco perché è andato in Germania per studiare, Konov, abbiamo perso Carloni e Edoardo che hanno fatto altre scelte, Edoardo Savi, quindi dobbiamo comunque reintegrare la rosa. Abbiamo fuori adesso Pulvirenti che è stirato, ma i ragazzi devono capire che noi gli sforzi che la società fa è per far crescere tutti i ragazzi, per prepararli alla prossima stagione. Più alziamo il livello, più questi ragazzi possono crescere, che sono bravissimi. Oggi l'avete visto in campo, chiunque entrava, anche Carioti che è entrato a 2 minuti scarsi dalla fine, ha fatto, al di là del gol, ha fatto benissimo. Questo deve essere lo spirito giusto, stessa cosa a Mugnaini, questo deve essere lo spirito. Rozzi oggi stava poco bene, è stato fuori, ha incitato i compagni, Galante ha giocato praticamente con una gamba sola, quindi io non posso essere fiero di loro indipendentemente dal risultato. Ecco mister, questa vittoria arriva proprio all'inizio di un mese veramente importante, anche perché tra partite di campionato e soprattutto i recuperi si giocheranno qualcosa come 35 partite. Sì, ma non vediamo l'ora di poter giocare, no? Quindi non ci possiamo lamentare. Quindi ogni 3 giorni quasi in campo. Bene, non ci lamentiamo. I lavori dove si fatica sono altri. Noi certi ragazzi, cioè tutti lavorano, vengono qua. Io ho detto, come io ho detto questa sera, gli dico sempre: entrate in campo e divertitevi, questo è lo sport più bello del mondo, quindi entrate in campo e divertitevi qualunque cosa succeda, date il massimo e poi se fai la prestazione il risultato generalmente arriva.